In Giappone, la volpe rossa è un animale leggendario. Questa coppia sta vivendo il periodo degli amori sull'isola di Hokkaido. La leggenda narra che un giorno, in tempi lontani, la tigre sfidò la volpe in una gara di corsa intorno al mondo. Il vincitore sarebbe stato proclamato signore di tutti gli altri animali. La volpe accettò, ma astutamente rimase attaccata alla coda della tigre, facendosi trainare per tutto il tempo della gara, fino all'ultimo minuto quando si staccò per compiere il balzo finale che le avrebbe assicurato la vittoria. E da quel giorno le tigri umiliate abbandonarono il luogo e le volpi divennero le uniche incontrastate signore dell'Hokkaido. Qui hanno esercitato il loro dominio su tutti gli altri animali che durante i secoli sono stati immortalati dall'arte giapponese. Ma non si può certo dire che la vita per le volpi di Hokkaido sia facile. Fino a marzo inoltrato, il mare che circonda il loro regno è un gelido ammasso di ghiacci. Eccone una che si imbatte in una foca morta. Sebbene la sua carne sia congelata e quindi di difficile masticazione, la foca costituisce pur sempre una provvidenziale riserva di cibo che potrebbe durare per settimane. Ma anche altri animali l'hanno avvistata. Questa cornacchia nera e quest'aquila di mare che compare all'orizzonte. La volpe deve abbandonare la preda, almeno per il momento. Attratta dal richiamo della cornacchia, l'aquila di mare viene a curiosare. Dotata di un'apertura alare che può superare i 2 metri, questa specie è l'equivalente europeo ed asiatico dell'aquila di mare dalla testa bianca che vive nel continente americano. La cornacchia è in attesa di partecipare al pasto. Ma deve prima aspettare che l'aquila laceri il corpo congelato della foca con la potenza dei suoi artigli e del suo becco. La cooperazione dei 2 rapaci nel ripulire le carcasse è un fatto normale in quest'area durante tutto l'inverno. Per 4 mesi all'anno, Hokkaido è ricoperta dalla neve e dai ghiacci. Fino al secolo scorso, il rigore del suo clima invernale aveva scoraggiato qualsiasi idea di insediamento da parte dei giapponesi. In tempi più remoti, questa gelida terra era la dimora degli Ainu, un popolo di cacciatori di diverso ceppo etnico, proveniente probabilmente dalla Siberia e le cui consuetudini di vita sono ormai andate perdute. La Siberia è molto vicina al Giappone e influisce notevolmente sul suo clima. Nella stagione fredda, i venti gelidi provenienti dalla Russia spazzano il mare e Hokkaido, l'isola più settentrionale del Giappone, ne subisce l'impatto più violento. L'isola, specialmente nella sua parte nord-orientale, per la sua natura selvaggia e per le caratteristiche della sua fauna, ha più elementi in comune con la Siberia che con il resto del Giappone. Le volpi di Hokkaido, grazie alla loro pelliccia che nei climi freddi diventa ancora più folta, sono ben protette dai venti gelidi dell'inverno. Appartengono alla stessa specie della volpe rossa presente alle stesse latitudini in Siberia, in Europa e nel Nord America. Le volpi sono i carnivori più diffusi sul nostro pianeta. La ricerca di cibo prosegue ora tra le dune costiere. È una ricerca che si fa più urgente quando c'è una famiglia intera da sfamare. Qui la volpe si sofferma presso un cespuglio di rose selvatiche che per sua fortuna ha i rami ancora coperti di bacche, nonostante che l'inverno sia già iniziato.
di alto valore energetico per il loro contenuto zuccherino, le bacche costituiscono una risorsa di vitale importanza quando la caccia non ha successo. Oltre le dune, la ferrovia corre lungo un'ampia e piatta vallata, in un paesaggio composto di fattorie, campi e siepi frangivento, che ricorda sorprendentemente l'Europa. Durante l'inverno, il cervo Silca del Giappone scende verso le zone agricole di pianura per sfuggire alle rigide condizioni climatiche della montagna. Evitando il contatto con l'uomo, i cervi vivono nei boschi dove si nutrono di ramoscelli e di cortecce. All'avvicinarsi della primavera, nonostante che le temperature siano ancora invernali, comincia per gli animali il periodo della riproduzione. Nella sua tana sotterranea ai bordi del bosco, la volpe femmina accudisce i suoi 7 cuccioli che hanno soltanto pochi giorni di vita. Li circonda con il calore del proprio corpo perché non muoiano di freddo. Nelle prime 2 settimane di vita, i cuccioli sono ancora ciechi e così piccoli e indifesi da necessitare di un'attenzione continua da parte della madre. Il maschio deve quindi provvedere da solo al rifornimento del cibo. Il fatto di avere una famiglia intera da nutrire obbliga il maschio a percorrere ogni giorno grandi distanze in cerca di prede. Questi sono i resti di una lepre uccisa il giorno prima. Il gelo notturno ne ha indurito le carni. Le volpi qui sono sempre state ben note alla popolazione e in effetti anticamente erano conosciute con il nome di Hokkaido, che significava i nostri vicini. L'animale, che è oggi noto come Kitakitsuna o volpe del nord, è tuttora il simbolo di Hokkaido. Anche in acque vicine al punto di congelamento la vita germoglia. Le uova di salmone stanno schiudendosi. È l'inizio di una storia straordinaria. Subito dopo la schiusa, questi pesci superano di poco i 2 centimetri e sono ancora congiunti a un enorme sacco vitellino da cui derivano il nutrimento per una rapida crescita. Un paio di settimane più tardi sono già lunghi più del doppio. Il sacco vitellino si è molto ridotto e incominciano ad allontanarsi in fittissimi banchi dal fondale natio cosparso di ciottoli. A differenza della maggior parte dei fiumi locali, questi torrenti impetuosi non gelano. Attirano quindi l'attenzione di questa specie di martin pescatore dal dorso variegato. Un'aquila di mare sta covando le uova a una 20 di metri d'altezza dal suolo. Le occorreranno 5 mesi per allevare i piccoli, quindi ha cominciato a nidificare ben prima degli altri uccelli di questa regione. Per altre specie, infatti, il periodo del corteggiamento è appena iniziato. I giapponesi ammirano molto le gru della Manciuria, che possono vivere per più di 50 anni e rimangono fedeli per tutta la vita a un unico compagno. Per questo sono un simbolo di longevità e di un rapporto sincero e fedele e vengono chiamate gli uccelli della felicità. Vivono solo in questa parte del Giappone e all'inizio della primavera si radunano per dar luogo a uno spettacolo straordinario. Celebrano la loro unione chiamandosi a raccolta e compiendo danze rituali. Solitamente sono le coppie di adulti a danzare insieme, ma talvolta anche gli individui giovani che non hanno ancora un compagno si lasciano coinvolgere nel clima di eccitazione.
Le gru rimangono a Hokkaido per tutto l'anno. Sono gli unici residenti di origini tipicamente asiatiche in un'isola che accoglie un numero sorprendente di animali europei. Uno scoiattolo rosso scorge un altro maschio che è sconfinato nel suo territorio. Dopo questa brusca accoglienza, il rivale batte in ritirata. Sgomberato il campo, il vincitore ritorna a corteggiare la sua compagna, che è però totalmente assorta in altre faccende. Lei è più interessata al cibo che al corteggiamento e glielo fa chiaramente capire. A poca distanza, un picchio rosso maggiore. Come per lo scoiattolo rosso, la sua presenza in questa regione è un indizio degli stretti legami di Hokkaido con la Siberia e l'Europa. L'ostinato scoiattolo insegue la sua riluttante compagna fin sulla cima dell'albero. Il picchio rosso maggiore ha scoperto la larva di un coleottero e scava con precisione un buco per poterla raggiungere. Il picchio nero, invece, è meno raffinato e farà letteralmente a pezzi il ramo per raggiungere le formiche al suo interno. È un'altra delle specie europee che sono presenti soltanto in questa regione del Giappone. Gli scoiattoli osservano una tregua precaria. Due coppie di cigni reali impegnate in una cerimonia rituale per rafforzare il legame di coppia. Ma se le coppie si incrociano, sorgono inevitabili i contrasti. Provenienti da varie regioni del Giappone, all'inizio di aprile, finito lo svernamento, i cigni reali si raccolgono a migliaia sui laghi ancora gelati della regione settentrionale di Hokkaido. Noti in Giappone con il nome di Ohakucho, che significa grandi uccelli bianchi, essi preannunciano l'arrivo del disgelo primaverile. Proseguiranno la loro migrazione verso nord, nelle regioni della Siberia, dove nidificheranno. Mantenere il piumaggio in buone condizioni è di importanza vitale per sopravvivere al lungo volo che li attende. I venti di aprile che spirano dal sud riscaldano l'atmosfera, allentando la morsa del gelo invernale sul territorio. Al largo della costa settentrionale, il pack che ricopriva il mare di Okhotsk comincia a sciogliersi e a spezzarsi.
Ora i cigni riprendono il volo, seguendo la linea del disgelo verso nord. Li attende un viaggio di oltre 3.000 chilometri, fino alle terre artiche, dove si riprodurranno. Grandi stormi sorvolano la costa di Hokkaido, diretti verso la Siberia. Sulla terra che lasciano alle loro spalle, la neve si sta rapidamente sciogliendo. Una linea di dune separa la costa da un entroterra pianeggiante, ove il terreno è stato disboscato. Questa zona, che si estende per circa 4.000 km quadrati su entrambi i lati della ferrovia, è il territorio della nostra volpe. È soltanto in questo secolo che la foresta originaria di noci, tigli, querce e aceri è stata distrutta per fare posto a terreni agricoli. E proprio accanto a questa fattoria c'è la boscaglia, ora sgombra dalla neve, dove la volpe ha la sua tana. I suoi piccoli hanno circa 6 mesi e passano ancora la maggior parte del tempo sottoterra. Questa tana è stata usata da diverse generazioni di volpi che se la sono trasmessa in eredità. Questa femmina con i suoi 7 cuccioli è un caso piuttosto eccezionale, poiché le volpi non partoriscono normalmente più di 4 o 5 piccoli per volta. La madre ha un aspetto piuttosto esile e ciò è in parte dovuto al fatto che la sua fitta pelliccia invernale è immuta e sta per essere sostituita dal più corto pelame estivo. Ma la sua magrezza deriva anche dal dovere provvedere alle necessità dei 7 cuccioli affamati. Vivendo così vicino alla fattoria, si è abituata al trambusto del bestiame che pascola nei pressi della boscaglia. Hokkaido è molto diversa dal resto del Giappone. Qui il riso non cresce bene a causa del clima più freddo e l'allevamento del bestiame costituisce la maggior risorsa dell'isola. Le mandrie al pascolo sono uno spettacolo eccezionale per i giapponesi del sud e questo panorama è per loro una grande attrazione turistica. Sulla sponda del ruscello sboccia uno dei primi fiori di primavera, una specie di arum selvatico chiamato Mitsubashi. Nel corso d'acqua, i giovani salmoni, nutrendosi di piccoli insetti, hanno ormai raggiunto i 7-8 centimetri di lunghezza, ma la loro esperienza è ancora scarsa e il pericolo è in agguato ovunque. Ci sono degli ottimi motivi per essere preoccupati. La trota, infatti, pur essendo uno dei parenti più stretti del salmone, è un nemico particolarmente temibile. E tale è anche il gambero di fiume, che si ciba di tutto quanto riesce ad afferrare. Sono tempi duri per i giovani salmoni e più della metà dei nuovi nati sarà divorata. Ma il pericolo non giace soltanto sott'acqua. Ecco un altro probabile predatore in attesa. Si tratta di una ballerina bianca. Intanto, nella boscaglia, la volpe maschio, impegnata nella ricerca di cibo per la famiglia, non lascia scampo a un germano reale ferito. Dal ramo di un albero, una calliope, visitatrice estiva di Hokkaido, osserva la scena. Mamma volpe incontra il compagno al limitare della boscaglia. Non si fida a lasciarlo avvicinare troppo ai cuccioli e così aspetta che riparta per la caccia prima di tornare alla tana col cibo. La madre non fa alcun tentativo di spartire il cibo tra i cuccioli. Devono guadagnarselo lottando tra loro. Non vuole però che trascinino la preda troppo lontano dalla tana, quindi interviene per riportarla in un punto dal quale può tenere d'occhio tutta la prole. Tra i cuccioli si sta formando una specie di gerarchia. I piccoli ladruncoli si contendono ogni frammento di cibo. Se dovesse scarseggiare, i cuccioli più deboli sarebbero i primi a soffrirne e potrebbero morire. I genitori dovranno faticare duramente per assicurare loro un nutrimento sufficiente. Ora che sono nati anche i pulcini dell'aquila di mare, ci sono altri genitori impegnati nella ricerca del cibo.
La femmina raggiunge il maschio nel nido per prendersi cura dei piccoli. Sebbene centinaia di aquile trascorrano l'inverno a Hokkaido, solo una bassa percentuale tra loro nidifica nell'isola. Tutte le altre migrano a nord e vanno a riprodursi in Siberia. Le poche aquile di mare che rimangono qui si nutrono principalmente di pesce, quindi non rappresentano una minaccia per i cuccioli della volpe. Ora, raggiunte le 10 settimane di vita, possono iniziare a uscire dalla tana, ma sempre in compagnia della madre che continua a sorvegliarli. Sono perfettamente a loro agio anche in pieno giorno, perché qui, a differenza di quanto avviene in Europa, le volpi non sono perseguitate. In Giappone sono assai diffuse e considerate con favore dagli agricoltori perché contribuiscono a ridurre il numero dei ratti. Ancora troppo piccolo per uccidere un ratto, uno dei cuccioli si esercita per ora con questo pezzo di carta. Per secoli la volpe ha avuto grande influenza sul folklore giapponese. Secondo un'antica credenza, le volpi sono dotate di poteri magici e ucciderle porterebbe sfortuna. Molte storie raccontano di come esse si divertono a giocare tiri mancini alla gente. In una di queste favole, una volpe si trasforma in un'affascinante fanciulla e con un sorriso ammagliatore incanta gli uomini stregandone il cuore. Il trucco della trasformazione della volpe in donna è ripreso anche in un altro racconto che narra di una giovane volpe che, nell'ansia di tramutarsi in una bellissima fanciulla, si dimenticò di nascondere la coda. Avvenne quindi che, al suo ingresso in città, anziché essere ammirata e desiderata, fu smascherata e derisa. Tra un pasto e l'altro, i piccoli giocano ad acchiapparsi la coda e a lottare tra loro. I furiosi combattimenti che servirono a stabilire tra loro una gerarchia sono finiti. Ogni cucciolo è ormai conscio del proprio ruolo e le lotte ora sono soltanto un gioco. I pulcini dell'aquila di mare non si divertono giocando, ma anche loro stanno crescendo in fretta. La madre li nutre regolarmente con sottili filetti di pesce. Il suo compagno sta appollaiato nelle vicinanze e tiene sotto controllo il territorio attorno al nido, pronto ad affrontare gli intrusi come questo maschio rivale. Nell'isola di Hokkaido scontri del genere sono rari perché le aquile che nidificano qui sono poche, ma più a nord, in Siberia, dove le coppie si riproducono a poca distanza l'una dall'altra, le battaglie sono più frequenti e talvolta così violente da mettere in pericolo le uova e i pulcini. I giovani salmoni sono cresciuti troppo per rimanere nel fiume in cui sono nati. Dopo soli pochi mesi trascorsi in acqua dolce, cominciano a scendere lungo la corrente, nuotando verso il mare. A poco migrano tutti verso il Pacifico settentrionale, dove continueranno il grande viaggio della loro vita, percorrendo in mare decine di migliaia di chilometri.
Nell'attraversare i bassi fondali sabbiosi alla foce del fiume, i loro corpi cominciano a adattarsi alla vita oceanica. Il salmone è uno dei rari esempi di pesce in grado di vivere indifferentemente nell'acqua dolce e in quella salata. Finché non raggiungono acque più profonde, i giovani salmoni sono sotto la minaccia delle sterne. Dopo 4 anni, i pochi salmoni che sono sopravvissuti agli attacchi ripetuti dei predatori ritorneranno ai luoghi di origine. Questo è il mondo che le giovani volpi devono imparare a conoscere per potervi sopravvivere. Presso la fattoria c'è un cimitero e la volpe vi si sofferma mentre conduce 3 dei suoi cuccioli in un giro di addestramento. Queste escursioni guidate sono importanti perché i piccoli devono imparare a identificare i pericoli presenti nel loro territorio. La volpe richiama un cucciolo che, staccatosi dal gruppo, rischia di essere investito da un'auto. Lei ormai non ha più timore delle automobili. Ma oltre alle macchine ci sono dei bambini. Anche loro sono in gita di addestramento. I cuccioli incuranti proseguono serenamente a giocare. Nel frattempo, la volpe maschio conduce un altro piccolo in una escursione ai margini della boscaglia, dove pascolano alcune mucche. Ma il cucciolo appare molto incerto sull'utilità dell'avventura e si rifiuta di proseguire. È intimorito dalla presenza delle mucche e nessun tentativo del padre riesce a fargli cambiare idea. Il padre sembra perdere la pazienza, ma il cucciolo è ormai troppo grande per essere afferrato per la collottola. Ignorando il richiamo paterno, corre felice a esplorare il margine del campo. Il padre si mette comunque in moto, sperando che il piccolo lo segua. Ma si sbaglia di grosso. Quel che ne segue finisce per confermare le preoccupazioni del cucciolo. E a questo punto non c'è assolutamente modo di convincerlo ad attraversare il campo. È luglio e l'estate è ormai inoltrata. Nei prossimi 2 mesi le temperature saliranno a 30 gradi e oltre. È il periodo in cui molte scuole organizzano escursioni per educare i bambini all'osservazione dell'ambiente naturale. In questa stagione, la campagna e i boschi costituiscono uno spettacolo di straordinario interesse per i giovani esploratori. Anche questo cervo silca maschio trae vantaggio dalla vegetazione lussureggiante dell'estate che lo ripaga degli stenti invernali. Un pulcino di picchio affamato procura un grande affare ai suoi genitori che devono soddisfare il suo vorace appetito. Tra non molto, i piccoli dell'aquila di mare lasceranno il nido e prenderanno a volare, ma per il cibo dipenderanno dai genitori per almeno altri 6 mesi. La femmina di scoiattolo ha finito per cedere alle lusinghe del compagno e ne è nata una simpatica famigliola. Ecco 2 dei loro piccoli in esplorazione. Non essendo ancora provetti arrampicatori, i 2 appaiono spesso incerti sul da farsi.
Un'altra specie di scoiattolo tipico dell'Hokkaido è il Burunduk siberiano, che non è presente in nessun'altra regione del Giappone. Ha una predilezione per i fiori di trifoglio ricchi di nettare. La famiglia della volpe si è spostata dalla fattoria a questo campo di patate, a fianco della linea ferroviaria, dove trascorrerà il resto dell'estate. I cuccioli sono ora grandi abbastanza da poter essere lasciati a se stessi, ma quando la madre è nei dintorni, sovente partecipa ai loro giochi. Il gioco non è soltanto divertimento, serve anche a sviluppare l'abilità nella caccia, un'abilità che i giovani animali devono acquisire per poter sopravvivere con le loro forze. All'improvviso, la femmina scorge il suo compagno che si avvicina e gli corre incontro. Ma lui ignora la sua accoglienza e continua a correre per affrontare ciò che gli appare come un pericolo. In realtà si tratta solo del nostro operatore. In Europa nessuna volpe sarebbe così ardita. Questo comportamento aggressivo è dovuto al fatto che, a differenza del resto della famiglia, il maschio non è abituato alla nostra presenza. La femmina lo rassicura e lo aiuta a calmarsi. La cura reciproca contribuisce a rafforzare il legame tra i due animali, che rimarrà saldo fino a che i piccoli non saranno cresciuti. Quasi ogni sera il maschio torna con del cibo per i cuccioli e, come al solito, il pasto va ai più svelti e aggressivi. L'accoglienza dei cuccioli è festosa. Nell'allevamento della prole il padre ricopre un ruolo secondario rispetto a quello materno, ma pur sempre di vitale importanza. Abbiamo infatti osservato come si faccia carico di rifornire la femmina di cibo quando nascono i piccoli, di vigilare sulle escursioni di addestramento e di difendere il territorio della famiglia. I cuccioli hanno ormai circa 4 mesi e se tutti sono sopravvissuti finora è grazie anche al gravoso impegno paterno. Ma tra poco i legami che uniscono la famigliola si allenteranno per poi spezzarsi e i cuccioli dovranno affrontare il mondo con le loro sole forze. All'incirca nel periodo in cui le giovani volpi se ne vanno per la loro strada, i salmoni ritornano al loro luogo di origine, dopo 4 anni trascorsi nel Pacifico. Raggiunta la costa nativa, nuotano lungo la riva finché riconoscono dall'odore lo stesso fiume in cui furono generati. Ma come riescano a ritrovare la via del ritorno verso Hokkaido, dopo aver vagato nei milioni di chilometri quadrati di oceano, è ancora un mistero. Una delle teorie che sono state formulate sostiene che si lasciano guidare dal campo magnetico terrestre.
All'arrivo si raccolgono per qualche tempo alla foce del fiume, per adattarsi gradualmente al passaggio dall'acqua salata all'acqua dolce. Non appena riprendono a risalire le acque del fiume, smettono di nutrirsi. Questo viaggio è senza ritorno e il loro destino è segnato. L'unico scopo della loro risalita è quello di deporre le uova e di fecondarle, per poi morire. In passato la gente era all'oscuro del vero significato del ritorno del salmone e lo accoglieva come un evento gioioso. Per gli abitanti di questi villaggi isolati sulle rive del fiume, il salmone era di vitale importanza. Essi rivolgevano le loro preghiere al dio fiume. Noi non possiamo vivere senza di te, o fiume. Quindi ti ringraziamo per i tuoi favori e ti supplichiamo perché quest'anno il salmone giunga abbondante nelle nostre acque. Oggi il salmone è scomparso da molti fiumi a causa della pesca indiscriminata. Solo recentemente si è posto sotto severo controllo l'uso delle reti. Questi pesci, il cui peso si aggira intorno ai 7 kg, riforniranno di uova i vivai locali, dove i salmoni vengono allevati allo scopo di ripopolare i fiumi. Ora la pesca è controllata e a una grande quantità di individui è consentito di proseguire la loro faticosa risalita controcorrente. I fiumi dell'Hokkaido sono lunghi soltanto pochi chilometri, perciò bastano pochi giorni perché i salmoni raggiungono le acque più a monte. Arrivata nella zona di deposizione delle uova, ogni femmina scava una fossa profonda sul fondo di ghiaia. Quando ha finito, il maschio si pone a suo fianco. L'emissione delle uova e dello sperma deve avvenire contemporaneamente. Le uova possono essere fecondate soltanto entro un minuto dalla deposizione, perché nell'acqua fredda si induriscono rapidamente, impedendo la penetrazione dello sperma. Subito dopo, la femmina seppellisce le uova per evitare che vengano trascinate via dalla corrente. Compiuto il loro dovere, i genitori sfiniti si lasciano morire. Delle migliaia di salmoni che hanno risalito il fiume, non ne sopravviverà nemmeno uno. Hanno speso tutte le energie in questo atto finale di riproduzione collettiva e le loro vite sono state sacrificate a favore di una nuova generazione. Le carcasse dei salmoni non andranno però sprecate. Esse costituiscono un ricco banchetto per i corvi, dotati di un becco robusto. La famiglia della volpe si è sciolta. Gli individui giovani, ora indipendenti, mettono alla prova la loro abilità venatoria. Uno di essi sta cercando di catturare un topo di campagna. Ma non è molto abile in questa circostanza. Non si aspettava un morso di reazione. E la piccola preda riesce a svignarsela, salvata dalla inesperienza del suo avversario. Un altro membro della famiglia sta vagabondando lontano dalla tana. La fame sovente costringe le giovani volpi a nutrirsi di rifiuti vicino alle fattorie e ai villaggi. Questa ha imparato che sul ciglio delle strade è facile trovare scarti di cibo. Questo periodo della vita è ancora difficile e pericoloso per i giovani. I rischi maggiori sono costituiti da incidenti stradali, malattie e inedia. Dei 7 birbanti della nostra cucciolata, vi sono poche probabilità che più di uno superi l'inverno. Questo giovane, ricco di risorse, nasconde il cibo in eccedenza in un ceppo fradicio. La conservazione del cibo è il sistema tipico adottato dalla volpe per assicurarsi contro i periodi di carestia. Ora fa molto più freddo. Piante e animali si apprestano ad affrontare l'inverno che è ormai prossimo. Il Borunduk è molto indaffarato a imbottirsi le borse guanciali di cibo
per trasportarlo come riserva nel suo cunicolo sotterraneo. Anche il cane Procione è alla ricerca di cibo. Si nutre praticamente di qualsiasi cosa, compresi i burunduk. Ma il burunduk è troppo veloce e in questo periodo il cane Procione è grasso, avendo accumulato le riserve in previsione del lungo periodo di inattività che lo attende. È infatti il solo membro della famiglia dei canidi che va in letargo durante l'inverno. Alla fine di ottobre, sulle montagne compare la prima neve, che poi rapidamente ricoprirà anche le pianure. Il cervo Silka scende dalle alture che tra poco saranno ammantate dalla coltre bianca. Il tipico fischio ripetuto rivela la presenza di un gruppo di cervi che passano nelle vicinanze. Le femmine e i loro cuccioli, ormai quasi completamente cresciuti, si mantengono a distanza. Durante l'inverno vivranno separate dai maschi. Stormi di peppole attraversano l'isola per andare a svernare a sud, sui campi di stoppie del riso. E in partenza con loro uno zigolo. Sono pochissimi gli uccelli che restano qui ad affrontare l'inverno. Fa troppo freddo e il cibo è scarso. Le popolazioni del resto del Giappone pensano a Hokkaido come al selvaggio nord. E infatti, quando a novembre l'inverno si avvicina, la regione diventa brulla e desolata. La temperatura difficilmente sale al di sopra dello zero durante il giorno, mentre di notte può scendere fino a 25 sotto zero. È sorprendente rilevare come l'Hokkaido si trovi alla stessa latitudine della riviera Ligure e in quale misura la vicinanza della Siberia possa influenzarne il clima. In prossimità del campo, dove aveva giocato durante l'estate, giace il corpo senza vita di una delle giovani volpi, vinta dal freddo e dalla fame. Questo giovane maschio, uno dei più forti della nostra cucciolata, sta facendo del suo meglio per sopravvivere e incomincia a stabilire il suo insediamento e a determinare l'estensione del suo territorio che arriva fino alla costa. Oltre le dune, i pescatori affrontano i venti aspri e gelidi che soffiano dalla Siberia. La preda a cui mirano è il merluzzo del Pacifico, qui chiamato Skessodara, che abbonda in queste acque fredde. Speranzosa, la giovane volpe ispeziona la spiaggia. Può capitare che le onde portino a riva qualcosa di commestibile. La folta pelliccia invernale ha il grande pregio di tenerla calda. Ma sfortunatamente non è impermeabile e quell'acqua era tanto fredda.
Verso Natale il freddo è intenso e con l'avanzare del pack il mare si copre di ghiaccio. Quando i blocchi di ghiaccio si ammassano cozzando tra loro, sovente i pesci vi restano intrappolati e sono spinti alla superficie. Così, per le giovani aquile di mare, questa distesa gelata diventa un buon territorio di caccia. Una grande aquila di Steller cerca di rubar loro il pesce. Febbraio è il periodo più freddo dell'anno. La semplice sopravvivenza costituisce già un'impresa abbastanza difficile, eppure l'attenzione di questo giovane maschio è rivolta ad altro. È eccitato dall'odore di una femmina presente sul suo territorio. Marcando il territorio con l'urina, la femmina gli comunica che sta andando in calore. Sebbene vivano nello stesso territorio durante tutto l'inverno, tra i due animali non esiste quasi alcun rapporto, almeno fino a questo momento in cui si cercano l'un l'altro. La femmina scorge il maschio che sta seguendo la traccia del suo odore. Quindi lo induce a una lunga caccia di corteggiamento. Ogni tensione tra i due gradualmente scompare quando si abituano l'un l'altro. E infine, su un territorio irrigidito dal ghiaccio, avviene l'accoppiamento. Il cerimoniale dell'accoppiamento può durare anche più di un'ora. In questo modo la fecondazione della femmina è assicurata. Alla fine, lui appare un po' spossato da tutta la faccenda, mentre lei, tenera e gioiosa, è incredibilmente eccitata dalla prospettiva di una nuova generazione di signore e signori di Hokkaido.